Ciao a tutti amici di xmarduro.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare l'ultimo prodotto ricevuto da Rogue Gaming Gear. Oggi è il turno dell'headset Mondo Groove. Come possiamo vedere, la confezione è identica alla confezione del Mondo Rezzo, ovvero il mouse. Infatti abbiamo un'apertura trasparente che ci permette di visualizzare il prodotto contenuto all'interno. Mentre nel retro della confezione troviamo un'immagine illustrativa del prodotto con le varie specifiche e caratteristiche che caratterizzano il prodotto stesso. Procediamo dunque ad aprire la confezione e ad estrarre il relativo contenuto. Ok. Mettiamo da parte la parte superiore ed estraiamo le cuffie con il relativo bundle. Un attimo di pazienza. Ok, quindi all'interno della confezione troviamo una quick start guide, come presente anche negli altri prodotti della Rogue, un piccolo opuscolo che ci ricorda di registrare il prodotto sul sito per avvantaggiarci della garanzia, un piccolo e comodo sacchetto che ci permetterà di trasportare le cuffie ovunque noi vogliamo, e all'interno sono presenti i cavi di collegamento, che nel dettaglio sono un adattatore da jack da 3,5 mm a due jack da 3,5 mm che ci permetteranno di collegare le cuffie direttamente al computer o alla scheda audio dedicata, un cavo rivestito in treccia di tessuto, sempre jack 3,5 mm che ci permetteranno di utilizzare le cuffie con il nostro smartphone o il tablet per ascoltare la musica, ed il cavo principale che è di circa 2 metri di lunghezza, sempre con il cavo rivestito in treccia di tessuto, ed il controller che ci permetterà di azionare e disattivare il microfono tramite la semplice pressione di questo bottone e di aumentare e disattivare il volume, cioè di regolarlo, scusate. Troviamo inoltre una piccola confezione al cui interno dovrebbero essere presenti i vari plate aggiuntivi per personalizzare l'esterno dei padiglioni. Nel dettaglio troviamo uno bianco ed uno nero per effettuare una, diciamo, personalizzazione bicolore, e due bianchi da sostituire a quelli già presenti neri. Procediamo dunque ad estrarre le cuffie e ad analizzarle. Le cuffie sono presenti in un blister di plastica ed eccoci qui. Le cuffie, come possiamo vedere, hanno una colorazione nera e arancione. Anche i padiglioni nella parte interna sono rivestiti da un tessuto arancione, mentre la parte esterna ha una conformazione circolare. Dei padiglioni sono rivestiti in comodo tessuto e quindi ci permetteranno di non affaticare la testa durante lunghe sessioni di gioco. Nella parte superiore della headband troviamo un'ulteriore imbottitura. Abbiamo la possibilità, come sempre, di regolare le headset per calzare meglio sulla nostra testa. Nella headband è presente anche il logo Rogue. La superficie, come possiamo vedere, è interamente lucida. Abbiamo la possibilità inoltre di aprire e chiudere le cuffie per renderle più trasportabili nel sacchetto incluso nella confezione. Come abbiamo detto, sono presenti dei plate in plastica che possono essere rimossi per l'inserimento di altri inclusi sempre nella confezione, e quindi di personalizzare il design delle cuffie. Inoltre è presente un comodo microfono regolabile. Anche questo è possibile rimuoverlo semplicemente tirandolo verso l'esterno e quindi rendere le cuffie praticamente un paio di cuffie per smartphone o comunque per il tablet per ascoltare la musica. Come abbiamo detto, i plate in dotazione servono anche a coprire questa parte dove andremo a collegare il microfono e quindi a non vedere l'ingresso del microfono stesso.
Sistemiamo un attimo il plate. Nella parte inferiore troviamo il connettore, l'ingresso del connettore da jack 3,5 mm per collegare il cavo e quindi collegare le cuffie al computer. Con questo è tutto, vi rimandiamo ulteriori immagini per la recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.